questo grosso movimento, questo grosso scontro si materializza, si colloca in un periodo storico nel quale, da una parte, riteniamo che la rivoluzione possa vincere, dall'altra, abbiamo un quadro politico, nazionale ed internazionale nel quale lo scontro è all'ultimo sangue. Teniamo presente che, al di là della repressione verso la lotta, i licenziamenti, i processi, eccetera, eccetera, in Italia c'è una data molto, molto precisa e molto specifica, che è il 12 dicembre del 69, la strage di Milano, che in un qualche modo dà un tocco molto preciso di qual è l'indirizzo che chi determina il potere, chi ce l'ha il potere, i suoi apparati, le sue strutture, al di là intende misurarsi e relazionarsi con le lotte che ci sono in corso nel paese. Ecco, per cui sono questi due elementi che si incontrano da una parte e si scontrano. Da una parte la potenzialità di quel movimento che si relaziona con un bagaglio storico che parla di rivoluzione, parla di potere, non parla solo di spazi sociali o meno, cioè parla di potere, la presa del potere. Ecco, io ma penso buona parte di quell'esperienza, veniamo da una storia, da un bagaglio che non so quanto oggi sia un linguaggio, una terminologia che si relaziona con il quadro politico e culturale dell'oggi. Noi ci ponevamo un problema, la conquista del palazzo. Ovviamente in un quadro diverso si caratterizzava in modi differenti, andavano ricercati nella metropoli cosa voleva dire la rivoluzione nella metropoli, non era la giungla, non era il palazzo d'inverno del 17 in Russia, però partiva da quel dato. Ecco, questo dentro nel quadro che dicevo prima, cioè in un quadro nel quale lo scontro non è uno scontro puramente sindacale, ma è uno scontro con le bombe di Piazza Fontana, è uno scontro con i regimi fascisti che stanno attorno, è uno scontro con delle guerre che sono in corso. Ecco, è l'impatto di queste varie cose, della potenzialità da una parte di un movimento, dalla condizione generale dall'altra, che produce la ricerca, produce l'analisi, produce tentativo di dare delle risposte. Sono state tante le risposte sviluppate in quel periodo. Da chi, di fronte all'acuirsi dello scontro, mi riferisco ai gruppi extraparlamentari, diversi gruppi extraparlamentari, di fronte all'acuirsi dello scontro si trovano impantanati, cioè nell'impossibilità di continuare una lotta a quel livello, a quella condizione di scontro. Da altre forze che invece hanno analizzato quel periodo, hanno analizzato quella condizione, appropriandone delle scelte. Io qua cerco in un qualche modo attraverso il convegno di Pecorile, di analizzare quando c'è quel momento. Non vorrei, cioè quando dico che è un punto di unità e scontro di questi due elementi, cioè c'è una scelta soggettiva che è cosciente, non è che siamo stati costretti a, c'è una scelta soggettiva in cui noi ci assumiamo la responsabilità perché vediamo che, secondo noi, quella realtà sociale e politica di quegli anni è possibile trovare una strada verso il potere. Questa situazione ovviamente è condizionata dal livello dello scontro e dalle condizioni che il nemico pone, però sono due elementi che uno senza l'altro non troverebbero una loro identità. Sono due elementi che entrambi si presentano. Come on, come on.
vieni qua, vieni qua! Nasconditi dietro ai medici! Questo viene da noi la cimogeno dopo! E ce lo dobbiamo sor di noi! Piano piano, copritevi dietro ai medici e aspettate! Il movimento è un'identità astratta, nel senso che è un qualcosa che si esprime attraverso la fabbrica, la scuola, il quartiere, e ha al suo interno decine di anime, cioè nel senso che i compagni, le compagne che arrivano all'organizzazione o sono poi gruppi, le realtà che stanno attorno se non all'interno, cioè che sono quelli che noi chiamavamo in qualche modo le realtà di massa, di radicamento all'interno, sono parte di quel movimento, ma le Brigate Rosse non sono l'unica realtà esistente, esiste l'autonomia, esistono tante altre, esistono addirittura realtà come so, Lotta Continua, Potere Operaio in quel periodo, che fanno delle scelte diverse, anche se Potere Operaio arriva anche lui vicino alla lotta armata. Cioè, è chiaro che all'interno di quel movimento avvengono delle scelte politiche. Cioè, non è che c'è uno scontro tra organizzazione e movimento. Il movimento sì, man mano va avanti lo scontro, la repressione, i movimenti sono delle onde. Il movimento non è una cosa organizzata, non è una cosa eterna. Il movimento è come io me lo sono sempre immaginato, come un'onda del mare, no? Cioè alla salita, poi alla ricaduta. Poi, ecco, l'unica cosa che ha caratterizzato quegli anni qua in Italia, in modo molto particolare, molto difficile, non so se sia avvenuto anche da qualche altra parte, che quel movimento, intendo soprattutto il movimento operaio delle grandi fabbriche, è durato un'eternità. Cioè un movimento che per oltre una decina d'anni mantiene una sua, con momenti più alti e più bassi, ma mantiene una sua forza di lotta, non, è una cosa che è molto strana, molto particolare, diciamo. Non è vero. Però ve lo devo dire, all'interno di questo movimento ci sono svariate anime, svariate realtà. Le Brigate Rosse hanno una loro posizione all'interno, ne egemonizza una parte, se ne trova su posizioni diverse, anche contrarie, un'altra. Questo fa parte del resto delle lotte politiche all'interno di... Adesso non voglio fare dei paragoni senza... i menscevichi e i bolscevichi in Russia. Cioè, dentro in una realtà rivoluzionaria che ha delle potenzialità comunque, si esprimono tantissime posizioni. Il movimento è quel canale dentro il quale si muove quell'acqua e la forza organizzata tende a piantare le radici, tende a egemonizzarne, però dentro un aspetto che è contraddittorio, che è di continuo dialettica, sviluppo, scontro anche.